Siamo qui all'Istituto Comprensivo di Frascati per intervistare il biologo Graziano Ciocca. La perdita di biodiversità è vero che significa più malattie? Questa è una bella domanda. Ti posso rispondere da due punti di vista: realtà e potenzialità. Partiamo dalla potenzialità. In una pianta sconosciuta che adesso sta nel centro della foresta amazzonica potrebbe nascondersi la molecola che cura il cancro e noi non lo sappiamo e probabilmente potremmo non saperlo mai perché potrebbe estinguersi da qua a un anno. Quindi questo è uno dei famosi servizi ecosistemici che vengono nominati più volte, cioè qualcuno si è messo a quantificare in denaro cosa fa la natura per noi. Proviamo a considerarla come qualcosa che pagheremo. Tu pagheresti per avere l'aria pulita? Ti faccio la domanda a te. Oh, perfetto. Sì. Oh. Quindi le medicine rientrano in questo, le molecole noi le abbiamo scoperte alla natura, già in passato l'uomo masticava cose per scoprire se curavano o no. L'altro aspetto dei servizi ecosistemici, ti rispondo anche alla realtà, se un ambiente è equilibrato dal punto di vista delle relazioni ecologiche c'è meno rischio che si creino aree malsane, si creino dei patogeni. Cioè se aumenti la proliferazione di batteri, di alghe dannose, per esempio il lago Albano qua dietro fino a poco fa aveva le acque non balneabili perché aumentava a tal punto la fioritura algale che producevano delle tossine che non ci si poteva fare il bagno e le persone si sentivano male. Perché? Perché l'uomo involontariamente magari metteva delle sostanze, dei liquami dentro e quelle aumentavano tantissimo di numero e facevano queste tossine. Quindi se un ecosistema è in salute c'è maggior probabilità che ci sia un ambiente salubre anche per noi. Il cambiamento climatico può influire sulle mutazioni fisiche degli animali? In biologia, se parliamo di mutazioni, vuol dire che il DNA ha una mutazione, quindi c'è un gene che è mutato. Su questo è difficile, è più l'inquinamento che causa le mutazioni, le radiazioni, il surriscaldamento è difficile. Se però parliamo di cambiamenti nella morfologia degli animali, per esempio una farfalla bianca che nasce nera, questa è una cosa possibile, si chiamano polifenismi, cioè di una caratteristica di un animale possono esistere più forme. La temperatura può influire sull'aspetto di un animale. Vi dico un esempio solo. Zebra finch viene chiamato in inglese, cioè un fringuello zebrato, se scrivete su YouTube per esempio questa parola lo troverete, è un uccello che ha i genitori che sopra i 26 gradi cantano le proprie uova, più che cantare fanno pi 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 pi, fanno un pigolio. Gli scienziati si sono chiesti perché, sono andati a vedere con delle uova senza genitori, a uno hanno riprodotto l'audio del pi pi pi, all'altro no, hanno visto che uno dei due nasceva più piccolo, quello col pi pi pi, nasceva più piccolo rispetto agli altri, cioè i genitori dicevano ai piccoli nell'uovo fa troppo caldo, nasci più piccolo così avrai la possibilità di disperdere meno calore. Quindi non è che l'uovo diceva ah ok, si attivano dei geni col suono che lo fanno nascere più piccolino a una determinata settimana dello sviluppo, quindi c'è un adattamento alla temperatura, quindi l'uccello più piccolo perché fa più caldo indotto dai genitori, la farfalla nera invece che bianca se fa più freddo per attirare più raggi solari. Esistono questi casi, sì. Nega i cambiamenti climatici? Nega. Ho preparato delle diapositive prima e non vi ho mostrato, se fosse uscita questa domanda, vi posso dire che nello studio recente c'è il 97% della comunità scientifica che è d'accordo sulle cause antropiche del cambiamento climatico e che esiste il cambiamento climatico. Penso che il modo migliore per i negazionisti del cambiamento climatico sia informarli e fare campagne di sensibilizzazione come quello che stiamo facendo oggi, cioè portare delle prove schiaccianti di fronte alle quali è inevitabile dire che sia così. Attualmente spesso si sentono il contraddittorio del giornalismo, cioè uno pro e uno contro i cambiamenti climatici, ma in realtà, come diceva John Oliver, un comico inglese, dovrebbero essere 97 persone nello stesso studio e 3 persone con l'una contro l'altra, 97 che dicono sì, non solo esistono, ma è anche causa dei gas serra causati all'uomo, e 3 che dicono no, non è vero niente. 97 contro 3 è tantino e continua ad andare avanti.